Ciao a tutti, grazie Extreme, sono Ciro Cocomero. E questo gioco è una bella cosa, ha una intro di 50 secondi, quindi posso introdurre il commentatore e tutto durante quest'intro, quindi partirei subito, va bene? Adivati. 3, 2, 1, via. Allora, la categoria che vi porterò oggi è 45 stelle. E... Ah, oddio, mi sono anche scordato di introdurre Pingu. Faccio finta che non ci sia. Pingu, com'è? Ciao Ciro, ciao Extric, ciao a tutto il pubblico, benvenuti in questa run, appunto come diceva il caro vecchio Ciro, 45 stelle che io continuo a dire. Allora, purtroppo noi con Community di Mario abbiamo spulciato talmente tanto sto gioco che a un certo punto dobbiamo inventarci le categorie. Le più famose sono 0, 1, 16, 70 e 120, poi ci sono dei rimasugli del passato, prima di scoprire determinati glitch che ci hanno dato delle categorie come 31 stelle oppure anche 50 stelle. E poi esistono le categorie che ci siamo inventati di sana pianta, come appunto la 45 stelle. E vuoi dirci in cosa consiste, Ciro? 45 stelle è un concetto molto semplice, che sono 3 stelle, quindi la metà delle stelle, di ogni dei 15 main stage. Intanto skippiamo sto lapito, così, giusto per... Perfetto, perfetto. Si parte subito cattivissimi con la stella più difficile di tutta la run, che sarebbe Island Hop, che voi vedrete i vostri runner medi di 120, di 70, parla con l'Win Cap, però in 45 stelle il Win Cap non c'è, non si sblocca. Esatto, non c'è nessun cappello, quindi tutte le stelle che magari potrebbero essere più veloci con l'ausilio del Vanish Cap o del Win Cap non ci sono. Non cito il Metal Cap perché tutte le stelle col Metal Cap sono più lente. Purtroppo il primo Island Hop fallisce, quindi c'è il backup, che è una delle altre due stelle che vanno prese qui dentro, che è il caro vecchio Bomb Clip. Forse il primo trick che viene imparato dai runner appena arrivati sul gioco, principalmente per la 16 stelle. Però viene utilizzato in praticamente tutte le modalità tranne 0 e 1 stelle, insomma, che non sono le modalità entry del gioco, Del ecco. gioco, no, sono io l'unico malato che se le imparate subito. Vabbè, questo Island Hop abbiamo l'ultimo tentativo, poi se non va sarò costretto ad aprire il cannone, però spero proprio di non farlo. Comunque, per curiosità e completezza, vi dico che il record mondiale di questa categoria è di 34 minuti e 54 secondi, detenuto da Marlene, che non è un runner che ha altri record comunque nelle categorie principali, però di runner di categorie principali ce ne sono parecchi ad aver segnato tempi su questa categoria, come Luigi, Xayah, Batora e il caro vecchio Punctation. Quindi c'era tanto movimento una volta, però sono tutte runner di qualche anno fa. Ed è preso l'Island Hop Buono. finalmente. Buono, buono, Questo buono, trick qui finalmente. è particolarmente difficile perché hai praticamente un input frame perfect e un altro quasi frame perfect. Quel wall kick, quel wall jump lì deve essere per forza al primo frame perché ti serve la Ok, quindi speed per questa raggiungere per te è la l'isola. stella più difficile in assoluto di tutta la run. Sì, ce la siamo levata. Ok. Non era per nulla scontato che... Non era scontato prenderla first try, però non era scontato neanche prenderla proprio. Quindi... Ora si va a Quindi è già una fare... conquista non aver usato il Sì. cannone, mettiamola così. Assolutamente. Ora bisogna andare a battere questo King Bomba. Stella molto lenta, però in BOB non abbiamo tante alternative. Esatto, cioè il discorso è che comunque è proprio come dire, la struttura della modalità. Devi fare tre stelle, devi fare le tre più veloci. Sì. Questa magari non è la stella più veloce, però per forza di cose, in mancanza anche dei cappelli e tutto quanto, questa lo è. Eh sì, è il massimo di sicuro. E tra l'altro non è nemmeno la stella più lenta di tutta la run, vedremo che nel corso di questa epopea ce ne saranno parecchie che saranno anche più nemmeno difficili, proprio tediose in un certo senso, come ad esempio a BBH dovremmo fare le reds. Sì. Nel record mondiale non sono fatte le reds, sono fatti i fantasmini, però Però a insomma me i si annoia. fantasmi non garbano, quindi... Ma è normale, è normalissimo. Qui invece ritorna ad essere quasi una 16 stelle classica con gli LBLJ, perché andiamo a fare tutte le stelle che si trovano all'inizio della run, quindi Cannonless, Owless e Wild Blue. Proviamo un po' Quindi questo
questo G-Cannoless, sperando che venga. Eh sì, viene. Hai capito. Allora ragazzi, questa è una tecnica che è stata scoperta, mi pare, un paio d'anni fa ormai. Cioè, attuata consistentemente dai runner. Non è comunque relativamente giovane. Sì, sì, ancora... Anche i top runner fanno fatica ad avere un ratio superiore al 50% di consistency. Sì. E invece quest'altra, diciamo che è più semplice a seconda di come la fai. Addirittura in double jump ce la offri. Addirittura in double questa jump. Questa è tutto... È tutto un effetto, è tutta una cosa che vi illude. Il double jump in realtà è molto lenient e non è difficile quanto sembra. Ah sì? Eh sì, in realtà secondo me potrebbe essere proposta più prima rispetto a quando, oddio. Qui ho avuto un po' paura, ho fatto il dive per sicurezza in questo wild blue. Hai fatto bene. Diciamo che qui hai perso mezzo secondo per evitare di perderne 10, insomma, quindi ci può stare come scelta. E anche il secondo stage se n'è andato. E proprio parlando di stage tediosi, il trick arriviamo... più controverso della run. L'hanno pensato di bannare in realtà anche questo trick un paio d'anni fa, però purtroppo l'hanno tenuto e non per mia fortuna. La cara vecchia Jolly Roger Bay, che a me personalmente a livello artistico piace parecchio, però capisco che a livello speedrun, essendo un livello acquatico, ha tutto meno che la speed. E a brevissimo già cominci con... No, ok, vai prima con la nave. No, oddio. No. Alla fine, niente. Non ce l'hai fatta? No, spero. Peccato. Facciamo un altro tentativo. Ok. Allora, vuoi descriverci esattamente cosa stai facendo? Perché così sembra che tu stia semplicemente flexando una scalata sul... Ah, peccato. Io... Come la gamma si fa? No, per questo l'ho sbagliato. Ok, infatti mi sembrava strano. Vuoi spiegare un po' il trick per... Okay. Noi ignoranti. Oddio, questo... Ok, niente. Si backup. Non ne vale la pena. Ah, peccato. Purtroppo non si può fare. Era uno dei punti critici. Oltre alla prima stella che ho fatto, questa era la seconda cosa che mi preoccupava. E quindi si va a prendere le ceste per backuparla. Sì, qui il backup è strano perché è proprio arrivato ad un certo punto, rendendoti conto di non riuscire a fare quella stella, decidi di farne completamente un'altra. Sì. Perché risulta più veloce effettivamente, perché il modo effettivo di prendere quella stella dove lui stava cercando appunto di fare quello che si chiama ship clip, ovvero entrare nella struttura della nave per poter entrare al suo interno prima... ovviamente non è il modo giusto è andare davanti all'anguilla, farsi tutto il corpo della nave andando a nuotare, portandosi dietro l'anguilla, e poi entrare dal buco che l'anguilla avrà lasciato scoperto. Però è, evidentemente è più veloce appunto l'utilizzo dei tesori. Oddio, questo angolo non mi... Oh. Ok, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Meno male. Quella loading, zone, là, eh? Quella loading zone lì è in un posto molto scomodo. Quindi a volte si tende a boncare sull'anguilla. Fortunatamente cioè, il gioco è generoso con i frame di invisibilità, quindi puoi comunque rientrare nella loading zone, però. Però diciamo che perdi. Molto spesso può capitare anche che il bonk ti spazzi fuori dalla nave e... di fatto di dover riprovare un'altra volta lo ship, sì. Ma a quel punto non conviene nemmeno. Allora, qua immagino non andrai più di stalattite, andrai direttamente sul jetstream. Sì. È più veloce a sto punto fare il jetstream, sì. Ok, peccato, perché comunque quella secondo me è una delle stelle più affascinanti della run da prendere. Sì. Poi tra l'altro ci sono due modi di prenderla, uno è quello che utilizzi tu, l'altro invece è tutto il giretto sulla nave che ad esempio propone Cisa all'interno della sua 120 stelle. E quel altri runner ovviamente. Quel trick lì che dovevo fare prima, in teoria, tanti runner un tempo lo facevano con una scatola che... ti permetteva di tradurre gli input dello stick da analogico a digitale. Cioè, ovvero che l'input o è premuto o non premuto. Che il che ed lo è rende... legale? Ed era legale al tempo. Però visto che... visto che non garbava la gente che uno avesse un vantaggio così unfair per colpa di quella scatola lì,
E da una parte lo comprendo, da una parte Hanno bannato il rimappamento da digitale a analogico, però non hanno bannato il drink. Ora bisogna andare a CCM, vedrete un bel po' di bianco per via della mia capture card, mi dispiace. sì, allora partiamo dal presupposto che all'inizio non capivo se era una speedrun di Super Mario 64 o di Silent Hill, perché di fatto l'effetto è lo stesso delle Purtroppo, perdonate la capture card di Ciro, quella ci dobbiamo tenere. Già fatta Walk X Will Work, tra l'altro con la strategia avanzata, se così vogliamo chiamarla, e poi una delle mie stelle preferite, che è quella del pinguino. Quella del pinguino. Come Stella versione giapponese, quindi la stella spona un po'. spone in mezzo, Spona sì. sopra il pinguino. Si sono resi conto che non ha senso farlo spawnare qui. E sulla versione americana l'hanno messa un po' più in là. Più che altro perché ti rende proprio molto più difficile prendere la stella, Sì, quindi ha esatto. Cioè, zero senso. ti serve un full jump che in realtà è anche relativamente preciso, quindi. Ah, una cosa, posso chiederti per quale motivo, cioè se esiste un motivo specifico, si utilizza la giapponese? È solo per i 3 secondi o c'è anche dell'altro che magari viene skippato meglio utilizzando Vabbè, questa un versione? po' come hai detto te, la lettera di Peach, e poi non ci sono le stelle che ci sono in 70. Ma no, in realtà, scherzo, si usa per il framework in teoria, che non sono riuscito a Ah sì, per il fare. framework perché non è nella box, invece nella Sì. versione statunitense la stella è all'interno di una box, quindi perdi del tempo molto Lì ho banalmente. fatto un po' di moonwalk che, vabbè, è un po' figo. Quando riesci a conservare il momentum, puoi fare il moonwalk e riuscire ad entrare in quella porta lì senza fermarti. Ok, ora abbiamo Bowser che verrà fatto ovviamente senza monete rosse, perché ricordiamo le stelle segrete che all'interno del gioco sono 15 e anche le 100 monete non si possono fare all'interno di questa run. O meglio, le 100 monete se vuoi puoi farle, però Però non non ti conviene conviene. perché comunque sono piuttosto lente, cioè forse l'unica che non è davvero lenta lenta è One Fortress 100, ma non è conveniente perché comunque a One Fortress hai a disposizione 3 stelle. Tutte sotto i 15 secondi praticamente. Sì. Quindi. Home sono degli stage con le stelle più veloci, quindi non conta. Vabbè, Ok, qui ha perso un Dark po' di momentum, ma per il resto è andata proprio smooth, World. Molto molto. tranquillo sto Dark World. Siamo riusciti a passarlo senza grossi problemi. Ok, allora io chiedo solo una cosa, Xtric, hai qualche donazione da leggerci nel frattempo che svolge la pratica del Bowser 1, il nostro Ciro? Allora, in questo momento abbiamo due donazioni, una da Baron Reed che dona 10 euro scrivendo: grazie ancora per questa opportunità di portare Ninja Gaiden a questo bellissimo evento. Amo essere parte di questa community e sono contentissimo di vederla crescere ancora di più. Continuiamo così e donate per Aigo. E la seconda è di Drake, di 5 euro. Ciao, sono Drake e anche se Ciro mi sta rubando la ragazza, lo stimo molto come persona. Okay. Grazie mille ragazzi, mi raccomando, donate, donate, donate. Adesso vedremo Big Boss Hunt, che sono tre stelle non proprio velocissime, anzi una è molto veloce in Se realtà. siete tentati di andare via perché vi annoiate o per altro, vi giuro che qui dura poco, quindi non andate via, rimanete che tra 2 minuti No. già siamo via. Sei esagerato, sei decisamente esagerato perché sì, mi rendo conto che non è uno degli stage più veloci del gioco e fino a là ci eravamo Qui arrivati. prendiamo il momentum per cadere sicuramente Bello! nel buco. Così siamo belli tranquilli. Stiamo prendendo le monete rosse, che in realtà sono la stella un po' più veloce, oltre ai fantasmi, però non le so fare bene, quindi non sono riuscito a fare il Ah, ciclo. peccato, peccato, peccato. A fare il ciclo. No. Comunque, parti da questo presupposto. Molta della gente che ci sta guardando non ha idea della velocità di Mario 64, quindi BPH sembrerà comunque velocissimo. Ok. È vero. Perciò lascia Però fare. oddio, quel libro lì mi ha. Oh, Quel libro lì mi ha corrotto la run col triple jump. capocciatina. Sì. E adesso la stella che penso abbia terrorizzato più bambini al mondo in assoluto è quella del Chiudete un attimo gli pianoforte. occhi se avete paura del piano, vi giuro. Ora la stella finisce. Vi avverto io. Ok, ora potete riaprirli. Il piano non c'è più. Perfetto. Ok. Adesso ci sono le solite stelle che si fanno anche in 70. Due che effettivamente sono abbastanza Esattamente. veloci. Più che altro il vero problema non è tanto la velocità, perché come già detto, una delle due stelle è una stella che
dovrebbe rubare 11 secondi in tutto sì, dalla esatto. partenza del livello. Però e viene Tuten considerato... è riuscire ad entrare ogni volta nella gabbia, che è veramente un tedio. Sì. Quello è un tedio davvero. È veramente... Però viene considerato generalmente noioso, è un po' il meme, è un po' il 3A per chi conosce Celeste di Mario 64. E... è vero, è vero. Posso confermare. E pensate che cosa vuol dire se siamo in un gioco in cui ci stanno sia Jolly Roger che Dare Dogs e comunque lo stage che la community vorrebbe cancellare è BBH. È perché comunque ci sono tante porte, molto downtime, fondamentalmente. Molto noioso. È comprensibile. Invece a me personalmente piace perché ci sono tante monete blu. A me le monete blu soddisfano un sacco da prendere, quindi le 100 monete ad esempio mi piacciono da morire. Io non raccolgo stelle, figuriamoci monete di solito. Onesto, però le 100 le devi prendere per forza, quindi. Eh sì. Ora si fa col double jump, si arriva qui sopra. Oddio. Questo è facile. Ho sbagliato il kick. Sì, questa normalmente andrebbe fatta col kick. Se hai troppo momentum, Mario decide di saltare in avanti e buttarsi sulla stella. Senza prenderla, ovviamente, perché figurati se la prende. Sì. Allora, a 15 stelle spawna il coniglio di sotto, perché adesso andiamo al basement e facciamo una run che sembra praticamente una 16 stelle, ma in realtà non lo è, e adesso vedrete perché dico questa cosa. Però il coniglio non lo prendiamo subito, lo prenderemo più tardi, perché come vi ricordo, allora qui al basement ci sono tre stage che sono SSL, ovvero Shifting Sandland, il deserto, Little Lavaland, che è lo stage nel vulcano, la lava, eccetera, eccetera, e Hazy Maze Cave, che è lo stage sotterraneo, diciamo che sarebbe il mondo 1-2, tra virgolette, di Mario 64. Nel frattempo questo è un trick molto interessante, okay, con meno male è parecchi uscito. Precisi. È uscito subito, quindi ottimo. Avevo un po' paura, però è uscito bene questo pillarless. Molti input frame perfect qui. Molto spaventoso. È strano che ho fatto per stare. Pingu, si posso play guileless? Vai! Vai! Proviamo! Voglio vedere, guarda. Allora, comunque, una cosa anche interessante del... Mato! Ci sei riuscito? Non funziona, non funziona, non funzionerà mai. Ma ci arrivi? No. No, no, sì, aspetta, ferma. Comunque ce l'hai fatta. È Fly Guyless. È un po' più lento, però è Fly Guyless. Raga, questo è da applauso. Qui se stavamo in live, dicevo a tutto il pubblico un applauso, perché... Era assurdo. Raga, clap in chat, perché questa è pazzesca. Ok, ora prendiamo questa piramide facile. Sì, allora, un'altra cosa ci tengo a dire. Molto spesso la gente si interroga sull'ordine in cui vengono prese le stelle all'interno di Super Mario 64. Allora, in realtà alcune stelle vanno prese prima di altre, ma nel caso specifico, ad esempio, di Shifting Sandland, le puoi prendere in qualsiasi ordine, ma i runner preferiscono, per una questione psicologica, in ordine di difficoltà, dalla più difficile alla più facile, per tenersi, diciamo, la parte meno stressante. Oddio. Per ultima. Ah, wow, peccato, peccato. Vabbè, è facilmente questa, tra l'altro, è una stella... Allora, questa è una stella che se seguite 16 stelle la vedete praticamente sempre presa così. In 70 e in 120 invece viene presa col Wincap e si risparmia, oddio, non troppo, un paio di secondi in realtà, però... Un secondo ovviamente. In realtà in tutto. Nella un secondo addirittura, sì. Ok, pensavo avrei detto 1,5. Io quando facevo 70 la prendevo comunque così. Ah, vabbè, ok. Per abitudine ormai, dici. Sì, mi conveniva. Ok. Quel wall kick lì, è... di quella stella di prima, di quel wall kick lì deve essere per forza secondo o terzo frame, se no non funziona. Però una volta che c'è il timing è abbastanza lenient. Ora bisogna andare a bullizzare il bullo, perché esatto, è la stella più veloce ora. In pratica, appunto, si fanno tutte le stelle che fareste normalmente in 16 stelle, tranne l'ultima, che è quella appunto all'interno del vulcano. Oddio. Che... Facciamo una cosa. Beh, conviene. Oddio, però non ho... Mi sono scordato che non ho vita. Non ho vita, non ho vita. Ok, no, no. Tranquillo, si Vabbè, può fare. Hai si preso fa, una moneta, apposta, apposta. Ok, ha fatto un'interpretazione creativa della route della run. Niente, perché... il bullo rimane lì, purtroppo. Peccato, però. Per quanto peccato. Ci stia... Oddio. Gran pausa. E adesso...
Bello, questa è una dedica a me, immagino. Sì, assolutamente, se ti piace il commento, figurati se non potevo, se non dovevo. Ok, ora si fa triple jump box, che praticamente le collision del ceiling di HMC sono... non esistono. Quindi, sì, allora, per questo motivo qui, per questo motivo qui si può fare questo. Oddio, aspetta. Ok, magari non ti riaggrappare. Vabbè, per questo motivo qui si può fare questo e skippare sì. tutto. Perché tra i vari livelli di Esime Cave non c'è effettivamente un tetto a bloccare la discesa di Mario all'interno della parte sotterranea dello stage. Noi purtroppo questa è l'unica stella in cui si fa così, però in 120 vedrete qualsiasi cosa, i muri non esistono. Vai dovunque, sì. quando vuoi, quando ti pare. Soprattutto una stella molto affascinante da vedere è la 120 stelle, anche perché c'è un utilizzo dei PLJ molto interessante, cioè è parecchio... bello come stage da vedere rannato ad alti livelli. Quindi queste diciamo che sono le stelle faciline, e a breve ci sarà la stella dei sassi con le luci e i coriandoli, che sono stelle abbastanza in realtà che si commentano da sole. L'inizio è sempre lo stesso con i tre long jump che abbiamo visto droppare a Ciro. Vabbè. Questo è lo stage che tendenzialmente è quello più tranquillo. È quello più tranquillo, ma è pure uno dei pochi casi in cui subentra la RNG all'interno del gioco, perché puoi perdere qualche secondo se la traiettoria della roccia va verso sinistra, perché comunque è la strada ottimale che Mario dovrebbe percorrere. Siamo a 24 stelle, normalmente l'istinto è quello di andare dal Todd a prendere la 25esima, ma non si può prendere perché, come già detto, è una 45 stelle che impiega solamente le stelle all'interno dei livelli. Abbiamo un liscio clamoroso, aia. È tanto che non faccio questo trick, mi sono un po' perso, mi sono un po' perso al coniglio, non sapevo se prenderlo col pugno, col dive e tutto, quindi è successo un po' un troiaio. Anche qui la stella si ignora esattamente come nella 16 stelle, e come nella 16 stelle abbiamo il nostro amato Mips Clip, che ci permette di saltare questa porta, ma soprattutto di saltare questa porta, e ci permette appunto di non dover prendere 30 stelle per fare il livello subacqueo, come diceva il caro vecchio Buzzanti con la sua vulvia. Qui... che ti giuro è un personaggio, non è una parte del corpo. Vabbè, qui un po' come in BBH si dorme. Sì. Allora, qua abbiamo tre stelle abbastanza, diciamo, semplici, che sono appunto il tesoro, il sottomarino e poi vedremo la manta. La manta in realtà è abbastanza semplice, un pochino frustrantina. Oh, bisogna stare Dio. A tre. Mamma mia, tu sei matto. Aspettate, prendiamo. Io non le raccolgo le stelle, di mio, non sono abituato. Ok, aspetta, apriamo sta cesta. Ok. A posto. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Allora, questa stella, principalmente per i runner che iniziano, è molto difficile, ma ancora più difficile per il casual player, perché non si vede, ovviamente, perché non avete in mano il controller, non avete in mano il gioco. Però la forza del tornadino che c'è all'interno dello stage è molto prorompente, e spesso e volentieri si perdono una marea di vite cercando di prendere quell'ultimo tesoro, quell'ultimo forziere. Perché, ah, non so se l'avevo detto, provi il pugno? Il pugno! Ha fatto lo skip, il chip clip, signori. Questo fa risparmiare un secondo e mezzo sulla run. Sì, ha reso un pochino più interessante sto livello, che di suo è noioso. Abbastanza, sì. E ci delizierà con una salita sul sottomarino da destra o da sinistra? Da destra, sinistra. Da destra. Sì, vabbè. Come da sinistra? Da sinistra, aspetta. Cos'è? Aspetta, il front sub non è da destra. No, cos'è aspetta. Da destra. Cos'è? No, lascia sta. Fai finta di nulla. Ora si va a prendere la manta. Allora, ragazzi, sappiate che la destra è destra e sinistra è sinistra. Io non lo... fate come Ciro. Fate io non lo so. Fa male all'orientamento, quindi non fate speedrun. No, scherzavo, fate le speedrun perché sono veramente divertenti. Specialmente di Mario, ci sa una bella community aperta. Ma io quello che spingo sempre la gente a fare è di provare a fare... No, ti prego, come lascia stare. È colpa delle lacrime d'action che sempre dà un problema in quella stella lì. Allora, vabbè. Io a chi non ha mai fatto speedrun dico questa cosa. Avete un gioco preferito? Se sì,
Non vi piacerebbe avere quella sensazione di rigiocarlo la prima volta? La speedrun in un certo senso fa quello, perché ti fa reinterpretare il gioco in una chiave differente e ti permette di riassaporarlo un'altra prima volta e di giocarlo con una filosofia completamente differente. Quindi chi è scettico sulle speedrun, ne provi una sul suo gioco preferito, io consiglio sempre quello. Oppure Mario 64, perché comunque è il mio gioco di competenza e tra l'altro ci sono davvero tante guide, una grossa community e poi nel mio caso è pure il mio gioco preferito, quindi quel, ho preso due piccioni con una fava. Quella purp lì che avete visto prima sono una roba come 5 input frame perfect di fila. Vabbè. Infatti tu sei matto completamente. Non so perché ho overlookato questa cosa, raga, ma ha fatto veramente una roba interessante che è quasi optimal ma non del tutto, perché poi ha deciso di andare sul filetto e non di prendere la strada che si No, te non te ne sei accorto, però ti ho dedicato un altro Grand Pound all'inizio. Ah, ok. Allora, giusto una cosa, dato che abbiamo un momentino di pausa su questo Bowser che si scioglie, il nostro Extric ci può parlare di qualche donazione? Assolutamente sì, abbiamo due donazioni, una da Cocco Check che dona 10 euro e dice: grazie Ciro per aver riportato il pinguino alla madre, però alla gara era un po' cheating, eh? Il pinguone meritava di vincere. Mentre la seconda è di Michael Max di 5 euro che dice: il Ciro, il Ciruzzo, il Cirone nazionale, il video che frigge ma il cuore che bolle, il solo e unico, l'eroe che tutti vogliamo, ya 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 ho. Vai Ciro finalmente. Grazie Mike, apprezzo un botto. Io ti giuro l'ho adorata questa caption, perché questa era un test speech proprio preciso, cioè l'hai fatto. Era meravigliosa, grazie Extric perché ci hai dato i brividi. Allora, qui abbiamo Wet Dry World. Oh. E in realtà sono tre stelle semplici, perché prendi le stelle della 70 ma senza le 100 monete. Qui si potrebbe fare una strada avanzata con un walkie, però noi non si fa. Si va quella, dove spacchi il muro, la cosa lì, no? Si va tranquillo. Qua si può, non si prende l'ascensore e si fanno i walkie qui. Esattamente. Saltarlo. Ok, ora più o meno si fa la stessa cosa, però si prende quella in cima alla città. Si alza il livello dell'acqua, perché in base a dove entri, se vedete che sono entrato basso prima nel quadro, ora un pochino più alto, cambia il livello dell'acqua, infatti ora vedete che è più alto. Esattamente, il livello medio qui conviene perché non si va a fare il triple jump, ma si utilizza appunto l'insettino per arrivare prima, diciamo. E dato che non si deve tornare giù, si preferisce questa tecnica, perché uno dice: perché non la usi pure nella stella di prima? Perché poi devi nuotare per andare sotto e non mi pare il caso. Sì. Tutto qua. E c'è anche il box, quindi devi riabbassare il livello. Insomma, è tutto pensato bene. Le route di questa... Vi posso assicurare che le route di questa run sono tutte pensate alla grande. Non c'hanno una virgola fuori posto. Ora prendo questa stella qui, si fa un... E adesso il teleport, che è una cosa abbastanza seria. Io penso nessuno ha mai preso, ma nella vita proprio, ha mai preso la stella come volevano i programmatori. Sì, infatti. Perché teoricamente questa stella andrebbe presa con tipo delle mattonelle che se tu ci vai si muovono in determinate direzioni su dei binari e tu dovresti cambiare ogni volta mattonella. Mattonelle strettissime, quando in realtà se uno impara a premere Z più A, ha fatto. Esatto, cioè ti basta fare un long jump verso la stessa direzione, perché coprono una distanza talmente piccola queste piattaforme che non ha senso utilizzarle in alcun modo. E adesso andiamo sulla stella dei segreti, una delle stelle più dinamiche. Personalmente, una di quelle stelle che cancellerei dalla run, ma è un'opinione molto impopolare in community, me ne rendo conto. Ah, peccato, è andata una virgola fuori posto e ci siamo persi. Mamma, bella! Un'interpretazione abbastanza libera di questa stella. Tra l'altro qua penso sia il primo stage dove si utilizzano le hitbox dell'acqua, se così vogliamo chiamarle, per teleportarsi in cima, bene o male. Ah sì, ormai l'ho totalmente per scontato che mi sono anche scordato. Quello lì è un clip che ti porta in cima. E si rifà di nuovo adesso in realtà, per questa stella qui. Sì, anzi questa volta è più importante di prima, diciamo, perché... Sì. Lì fai qualche, diciamo, qualche metro, qui invece proprio vai in cima alla montagna diretto. Perché arriva il triple jump che non arriva sulla piattaforma. Ok, aspettate, si rifà. Ah, peccato. Vabbè, comunque adesso lo vedrete entrare all'interno di una sorta di buco della montagna e rispucare in cima, esattamente. Sì. Ciao Cima, a proposito.
Bella cima. Runner, un grande runner del 64. Sì. Runner della nostra community. E siamo alla 32esima stella. La 33esima invece sarà quella dei piragna, delle piante piragna, dove semplicemente due long jump, entri dentro un tubo, esci dal tubo e spawnano le piante e ci scivoli sopra. Questa forse è una delle stelle più semplici, oddio, della io run, mi sono confuso tra A e B, so che sono... Oh mio Dio, so che sono molto difficili confondere i tasti, però ci sono riuscito. Attento, vediamo. Ok. Allora, adesso lui l'ha fatta sembrare più difficile di quello che poi effettivamente è, sì. Però vi assicuro che se seguite i binari su cui è praticamente costruita questa stella a livello speedrunnistico, è semplice, perché è le piante praticamente ti spawnano sulla scivolata. E capite anche voi che è molto semplice riuscire a finire un livello se i mostri vanno direttamente sopra di te, si ignora, per farsi ammazzare. Si ignora il Todd e si va in TPM. Esattamente. Qui bisognerà fare un mountain clip e un'altra warp. Esatto. Stesso principio di prima, solo che qui è un po' diverso, perché tu praticamente entri in una pozza d'acqua che si trova all'interno del livello e nuotando arrivi dalla cima di quella pozza d'acqua alla cima dell'acqua che si trova sopra alla cascata. Quindi praticamente tutta la parte di scalata del livello non la fai. Adesso dovremmo essere di fronte alla Breezeless, vediamo un po'. Questa molto, è una delle stelle. Allora, non sembra, ma tranquilla. Una delle mamma mia. Non sembra, ma è una delle stelle più tricky e difficili, sì, del gioco. Praticamente tutto è estremamente preciso, cioè devi essere nel triple jump, devi essere nel punto più alto di quello spazio geometrico lì, non so come spiegarlo. Spazio geometrico. Di quel coso lì. E il wall kick anche. Oddio, qui mi sono un po'... Vabbè. No! Qui mi sono un po' perso. Questa era la stella più semplice. Questa era la stella più semplice della run, probabilmente, quasi. Allora, se è adagiato un po' sugli allori, può capitare, è una stella anch'essa che richiede un po' di precisione, ma tra l'altro poi tu utilizzi il setup, non quello da dietro, ma quello da davanti, quindi... In realtà io penso sia un po' più semplice. Vabbè, volevo dire, comunque, dopo il wall kick di Breezeless, il ground pound serve, per quanto sia lento, serve per raggiungere l'altezza massima, se no niente. Ora si va in SL, sì, che in realtà è lo stage più veloce della run. Sì, Snowman's Land ha delle stelle davvero tanto veloci. Vediamo come te la caverai col pupazzo di neve, che non è per niente una stella semplice. Allora, qua intanto si fa un triple jump, si va dietro al cancello, okay. Poi wall, jump. Ok, l'hai fatta safe, diciamo, perché hai fatto un jump kick così. Sì, sì, lì in teoria dovresti fare un wall kick su quel, la piattaforma di legno lì, e arrivi subito in cima. Questa strada qui è un po' più safe, perdi un secondino. Ok, l'hai fatta in modalità facile, che ci sta, anche perché comunque è una dimostrazione, quindi... Ok, qui questa, invece, diciamo, questa è forse una delle stelle più semplici in assoluto. Sì. Veramente sono 6 secondi di stella. È un po' tricky all'inizio, ma basta timare bene il triple jump e te la porti a casa abbastanza in fretta. E poi la prossima, che è quella del bully, dove fai un pochino dei saltini, dopodiché ti ritrovi un bully davanti, ma dato che gli stai scivolando addosso, finisce tutto in fretta. Ecco qua, fatto. Di una semplicità incredibile. Irriverente. Ora, che non so che vuol dire semplicità irriverente, però... Ora, il problema è che noi abbiamo 39 stelle, invece ce ne servono 50 per entrare in tippi, la parte superiore del castello, quindi bisogna fare il BLJ. Anche chiamato Wilco Clip, se fatto con questa angolazione qui. Allora, vediamo un po'. Questa è la parte preferita di tutti i runner dei 16 stelle, ma anche no. Molto tranquillo. Sì, ce l'avevi la velocità. Interessante. Solo una cosa, qua, dato che poi devi entrare a Rainbow Ride, conviene farlo lento o veloce il BLJ, che tu sappia, per ottimizzare i tempi? Ti va in TTC se viene veloce. È più semplice. Se schizzi... Ah, ok, ok. E questo però è un casino per il coso, per il timer. Io ho il live split, infatti c'è uno split TP di tutto. Ah, ok, c'è uno split unico. Ora bisogna fare Lucky to Bounce,
che è una stella un po' tricky. E per farlo bisognerà anche fare un glitch wall che praticamente è un wall jump che però ti mette dalla parte opposta di quella che dovrebbe essere normalmente. Non so come spiegarlo bene. Ma tra l'altro su questa strategia, mamma mia, su questa strategia tra l'altro avrei anche una cosetta da dire, ovvero che di recente è stato scoperto un nuovo modo di farla che la community ha deciso di chiamare assless, quindi senza culo, letteralmente, sì. Perché non, diciamo che questo metodo implica che Mario scivoli sulla piattaforma di legno e invece questo nuovo metodo no, e questo nuovo metodo mi pare che risparmi una roba come tra i 2 e i 3 secondi. Sì, però non si fa perché è... No, no, è terribilmente difficile, però ad esempio Jack Hanno ha dimostrato, che è un runner diciamo molto specializzato nelle short run come il nostro Ciro, che è un qualcosa di fattibile in maniera consistente, nel senso lui quando si scoprono questi nuovi trick si diverte a fare le run 100 per di quel trick, cioè fai 100 volte lo stesso trick e conti quanto ci hai messo e quanti tentativi hai impiegato. Ora si va in TTC con l'orologio a 9 perché deve muoversi, se lo metti a 12 sì. L'orologio è fermo e ci serve che si muova per questo triple jump. Esattamente. Che faremo 3 volte. Sì, tutte e 3 le stelle implicano appunto la presenza di questo salto qua. Ok, quindi vai di sì, vai di pendolo, ci sta. Allora, si prendono la stella del pendolo, la stella della lancetta e la stella della gabbia bassa. Sì. Questa era quella del pendolo. Sono stelle molto molto veloci queste TikTok Clock. Andiamo. Anche perché il punto è che questo triple jump che lui utilizza ti fa saltare praticamente un terzo dello stage. E ok, decide di andare prima per la gabbia, quindi l'ultima che ci teniamo è quella della lancetta. Sì. E dopo quella poi andiamo diretti a Bowser 3. Praticamente è finita la run, ma è durata 2 secondi sta run praticamente. Quanto deve durare? No, però è volata. Sarà che l'ultima volta avevo commentato, mi pare addirittura una 120, quindi sono rimasto su quei tempi lì. Abbiamo preso la lancetta. Magari prossima volta gioco. Spero di riuscirci. Sì, tanto ora come ora siamo in pochi che giocano, quindi vi assolutamente, per favore, imparate Mario, entrate nella community che siamo in troppo pochi che giocano. Ora come ora i player sono un po' tutti non attivi. Ora bisogna fare un DLJ perché abbiamo troppe poche stelle. Esattamente. E te è partito dal primo, peccato sì. Che te lo sei perso. Vabbè. Tranquillo. Ah, hai fatto pure l'entrata smooth, interessante. Ok, qui sempre stella da prendere senza monete rosse, perché come già detto le 45 stelle le no. E l'ha provata, l'ha no. Provata. Qui input sbagliati. Das long jump, peccato. No, ma si riprova, ma scherzi. Figurati. Va bene, ci sta. Ricorda che hai 2 vite, eh? Quindi hai 2 tentativi possibili per ora. Perché poi a 0 vite. Ok, c'è riuscito, perfetto. Quindi ci delizia con questo movement. Non si apre appunto l'interruttore. Non si utilizza l'interruttore perché semplicemente non serve. Va a destra, che appunto sarebbe la strada più veloce, ma anche la più difficile, come potete vedere. Infatti ritorna indietro e la riprova. No, ok, va di legnetti, ci sta. Purtroppo ho un po' sbagliato il movement, quindi ero in una posizione scomoda. Io speravo scomoda. Speravo in stopping left, in realtà. Però vabbè, ci sta anche così. Ok, le ruote panoramiche ce le siamo tolte. E adesso l'entrata che, come al solito, perfetta per un giocatore di 1-0 stelle. E ora le 3 prese. Ragazzi, voi non avete idea, perché queste prese sembrano magari facili da fare e cose del genere. Voi non avete idea di quanti world record si sono persi su queste prese. Lo stesso Pancation poteva fare un record mondiale su queste prese e ha sbagliato 3 volte. E poteva battere di 15 secondi il record che all'epoca era di 1 ora, 38 minuti e 25 secondi detenuto da Cise, che tra l'altro è lo stesso che detiene il record adesso con 1 ora, 37 e 50. Bellissimo, vedete come potete... Cioè, avete visto che movement fa Ciro? Ciro è un giocatore della Madonna, è probabilmente in questo momento il giocatore in Italia
più forte di Mario 64, eppure anche lui ha problemi con le prese. Prese che però è riuscito a smarcarsi finalmente e a brevissimo, con un bel sub 40, possiamo dare il time. Tempo. Ora, perfetto. Quant'è il tempo finale? Tempo finale 39 minuti e 18 secondi. Ed è un pipì. Perché pipì! Vai! Perché la mia ultima run di questo gioco qui era nel 2020, quindi è passato tanto tempo. Questo qui è un PB. Perfetto, perfetto. Ottimo a sapersi. Quindi avete assistito di 4 minuti. Avete assistito alla miglior run di Ciro Cocomero, che per curiosità vi dico si piazza al 37esimo posto mondiale accanto a un giocatore giapponese di nome Mese. 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 Quindi, che tra l'altro gioca sulla versione statunitense. Lui è giapponese ma gioca sulla statunitense, che non è nemmeno la versione ottimale. Ok, tutto chiaro, va bene. Xtrick, se hai qualcosa da dirci, se no noi togliamo il disturbo, anche perché a breve ci sarà una run parecchio interessante di Elden Ring. Esattamente, purtroppo non ci sono donazioni, ma se mi date 2 secondi vi ricordo che tutti i ricavati delle donazioni raccolte durante i giochi d'un fiato andranno in beneficenza ad AIBO, che è l'associazione per i bambini in ospedale, che si occupa di accogliere i bambini dal momento in cui entrano in ospedale con vari giochi, letture, ambienti a misura appunto di bambino. E detto questo, io innanzitutto ringrazio ovviamente Ciro Cocomero che vi ha potuto mostrare questa bellissima run. Grazie a voi di avermela accettata e di aver dato spazio a una categoria un po' sconosciuta. Ringraziamo ovviamente anche il commentatore della run, ossia Pingu16. Ci mancherebbe altro. E direi che vi lasciamo alla prossima run, che è di Medieval 2 di Lalleruga. Ah, Medieval, non era Elden Ring. Non era Elden Ring. Elden Ring è ancora, guarda, ti dirò ancora meglio, io Medieval lo amo, quindi a posto così. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Ciao.